Mister D'Aversa, forse era questo il saluto finale che lei si aspettava da parte del popolo rossonero. Ah, dei tifosi di oggi sono stati encomiabili perché hanno cantato per tutta la partita e nonostante anche il risultato di sconfitta, poi hanno chiamato la squadra sotto la curva, quindi merito a loro perché oggi hanno dimostrato di essere un gran pubblico, ma come del resto i ragazzi della curva penso che per l'arco di tutto il campionato si sono sempre ben comportati. Dispiace non avergli dato una soddisfazione oggi, ma purtroppo ci tenevamo a regalargli una soddisfazione l'ultima partita casalinga, però devo dire che la partita di oggi rispecchia un po' l'andamento di tutto il campionato, dove magari si crea abbastanza situazione da gol e non le sfruttiamo e spesso e volentieri invece concediamo un po' facilmente, ecco, gol agli avversari, anche se devo dire che la qualità dello Spezia è una qualità molto importante, è una rosa molto importante, lo dimostra il fatto che comunque va a giocare per i playoff. Mister, anche le motivazioni hanno fatto la differenza oggi. Ma io penso che, come ho già detto anche prima del Carpi, le motivazioni possono fare la differenza, però possono anche essere un vantaggio da parte nostra, perché non avevamo l'assillo del risultato, però comunque il risultato dovevamo cercarlo e a volte c'è anche un vantaggio giocare in maniera più spensierata. È chiaro che poi la determinazione e la cattiveria ci deve sempre essere. Però due partite diverse, una nel primo e una nel secondo, con Lanciano un po' meno in palla nella ripresa, meno determinato. Ma come ho detto già dopo la partita di Carpi, questi ragazzi hanno spinto sull'acceleratore dall'inizio del campionato e tant'è vero che sabato gli ho dato 3 giorni di riposo, perché anche a livello mentale penso che abbiano consumato tanto. È chiaro che il primo tempo abbiamo spinto tanto, abbiamo creato tante situazioni da gol, penso che avremmo meritato di passare in vantaggio, questo non è successo e poi il gol allo scadere del primo tempo diciamo che un po' ci ha tagliato le gambe, perché appunto dopo la differenza di stimoli con il fatto che iniziava anche a far caldo è chiaro che un po' la differenza l'ha fatta, però devo dire che devo fare i complimenti comunque a questi ragazzi, a tutti in generale, e sono contento per Davide che comunque anche oggi ha dimostrato di essere un ottimo giocatore. A parte la gara di oggi, direi di archiviarla, ecco, contava soprattutto per lo Spezia, però il Lanciano, ecco, da domani può cominciare a pensare al prossimo anno, al quarto anno in Serie B. D'Aversa a questo punto è l'allenatore anche per il prossimo anno, sì. Ma adesso dobbiamo pensare all'ultima partita a Bologna e poi è chiaro, io ho altri 2 anni di contratto, come ho già detto in passato, non bisogna avere adesso la sindrome dell'allenatore che vuole andare via. Bisogna, come finisce il campionato, ci siederemo con la società e stipuleremo dei programmi, perché comunque è giusto che ci siano dei programmi condivisi e non ci dovrebbero essere problemi. Ecco. Quindi a D'Aversa batte il fuoco dentro, sì. Ma io penso, non mi va di parlare degli altri, penso che... No, un anno fa di questi tempi si parlava di questo. No, ma io penso che sono... Vedete, io ho fatto una scelta di vita quando ancora giocavo e la mia scelta di venire a Lanciano è stata solo e esclusivamente una scelta di vita e il fatto che sono qui da 5 anni, dove io non sono mai stato in un posto per 5 anni, il massimo che ho fatto a Siena 4 anni, vuol dire che spesso e volentieri mi comporto anche troppo con legame a questa situazione, me la sento proprio mia, quindi a volte può sembrare che sono ombroso, che posso essere o non so che cosa, ma è solo esclusivamente perché, ripeto, è una cosa mia che ci siamo guadagnati, me la sono guadagnata sul campo insieme a tutti i ragazzi, quindi è tutto amplificato, non la vedo come solo un aspetto professionale. L'ultima da parte mia, ha parlato di programmi da vedere insieme alla società, cosa chiederà D'Aversa? Ma io non chiedo niente, è chiaro che... La luna no. No, è bene essere chiari, cioè nel senso che bisogna stipulare l'obiettivo all'inizio dell'anno. L'anno scorso l'obiettivo iniziale era quello della salvezza, è chiaro che poi a prescindere di quello che può succedere durante l'anno l'obiettivo deve rimanere quello, e poi se uno lo può migliorare cerca di sempre di migliorare, non è quello il discorso, però a un certo punto magari è sembrato che l'obiettivo fosse stato cambiato e quello non è corretto, e non da parte della società ma un po' in generale, ma questo, ripeto, noi per primi avremmo voluto dare qualcosina in più e vi assicuro che noi per primi siamo i più rammaricati dopo un campionato del genere, di aver parlato solo di salvezza la terz'ultima giornata e non magari aver dato una possibilità a una città di sognare di disputare i playoff, cosa che secondo me sul campo l'avremmo meritati, però se non ci siamo arrivati perché evidentemente qualche difetto, qualche lacuna ce l'abbiamo e anche oggi si è dimostrato questo. Quindi potrebbe ardere il fuoco
dei playoff nel cuore di D'Aversa per il futuro e nei programmi. Non faccio dopo averci fatto la tu mi freddo i trabocchetti già l'altra volta, poi a Pescara mi hai fatto passare nell'inferno. No, assolutamente, ripeto, dobbiamo capire la dimensione in cui siamo. Godiamoci questa salvezza, perché c'è gente, ci sono squadre come Catania che ancora oggi non sono ancora salve, quindi godiamoci questa salvezza e pensiamo che comunque questi ragazzi anche quest'anno hanno fatto un miracolo.